Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Manuelli, benvenuti alla 20ª puntata di Sport Up, la prima di questo 2018 e ovviamente buon anno a tutti i nostri spettatori. Meglio tardi che mai per il nostro primo appuntamento in stagione. Si è giocata la 20ª giornata del campionato di Serie D, Girone D, che ha visto ben 24 gol, frutto di 5 vittorie interne, 3 pareggi e 2 sole vittorie esterne, ma su tutte ovviamente vale tripla la vittoria del Rimini sul campo del Fiorenzuola. Rimini, nuovo leader indiscusso di questo girone. Toccando ferro, speriamo che appunto la strada sia spianata verso la Serie C, i Molise permettendo e ovviamente Fiorenzuola e Villa Biagio permettendo. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra anche nella seconda parte l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao e buon anno a tutti. Lui lo ritroviamo sempre con piacere, ormai da qualche anno a questa parte un pezzo fondamentale per Sport Up, l'opinionista e tifoso biancorosso Emanuele Pironi. Buonasera, buonasera a tutti. Ringraziamo come sempre la società Rimini Calcio e l'ufficio stampa Sergio Cingolani, l'ospite di questa sera del Rimini, l'attaccante Michael Traini. Buonasera. E infine salutiamo l'opinionista vulcanico, diciamolo così, Renzo Baldisselli. Buonasera e buon anno a tutti. Con l'ausilio del nostro Stefano Papini, in coordinazione con Renzo Sartini, andiamo a vedere risultati e classifiche di questa 20ª giornata di Serie D, Girone D. Eccoli qui i risultati che pervengono proprio in questo istante: Sasso Marconi, Aquila Montevarchi 1-1, Vigor Carpaneto Colligiana 3-1, Pianese Correggese 2-3, San Maurese Imolese 1-0, Tutto Cuoio Lentigione 1-1, San Giovannese Mezzolara 3-0, Fiorenzuola Rimini 0-1, questo risultato importantissimo come dicevo poc'anzi, Villa Biagio Romagna Centro 1-0, Forlì Sporting Trestina 3-0, Castelvetro Trestina 1 scusate, Castelvetro Sansepolcro 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo il 20º turno, una classifica che si fa bellissima per i colori biancorossi. Al primo posto troviamo il Rimini a quota 44, segue il Fiorenzuola a quota 42, Villa Biagio 40, Imolese 36, San Giovannese e Forlì 32 punti, Aquila Montevarchi 31, Romagna Centro, Vigor Carpaneto 28, Pianese 27, San Maurese Lentigione 25, Tutto Cuoio 24, Castelvetro 23, Sporting Trestina, Sasso Marconi 21, Sansepolcro 18, Colligiana Mezzolara 17 punti, Correggese 14. Salutiamo anche la nostra Valentina Violini che ritroveremo lunedì prossimo qui nei nostri studi televisivi, impegnata per un lavoro fuori regione. La salutiamo con piacere, ma adesso gli argomenti di questa serata: ovviamente il giusto tributo alla partita vinta dal Rimini in esterna sul campo del Fiorenzuola, la valutazione attraverso la famosa pagella del nostro Riccardo Giannini che torna a distanza di 2 anni e poi tutto sulla nuova cordata croata, approfondimenti anche su quello che è successo la scorsa settimana grazie all'incontro rimediato da amici del Rimini Calcio. Partiamo con il primo servizio per appunto la sintesi tra Rimini, tra Fiorenzuola e Rimini. Servizio. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Come l'andata? Pareggio beffa per i Rimini, rimediato nel finale, dolore atroce per il Fiorenzuola che subisce il colpo del KO da Re Ambrosini, colui che tra vari infortuni non ha potuto mai esprimere al meglio il proprio talento. E chissà se ora la tifoseria biancorossa metterà con questo regalo di inizio anno quel gesto l'attaccante rivolto qualche anno fa nel dimenticatoio.
ma viviamo questa splendida partita minuto per minuto. Rimini col 3-4-1-2 annunciato in vigilia, Righetti non rischia Cicarevic dal primo minuto affidandosi ad Arlotti, in attacco prima dall'inizio per la coppia Traini Buonaventura. La novità è l'impiego di Viti come quarto under e non di Variola, con Valeriani e Montanari a centrocampo. Out Righini per squalifica, Fiorenzuola senza i suoi leader di centrocampo, Mazzotti e Cosi, entrambi squalificati. A quarto, primo corner per il Rimini, Arlotti calcia da sinistra, Vagge, esce e con qualche affanno smanaccia. A sesto, buona palla morbida di Collo Della, servire in area Bigotti, numero 10 del Fiorenzuola cerca la girata al volo senza però coordinarsi in modo efficace, da posizione molto favorevole. A nono, il Fiorenzuola perde palla solo a proprio tre quarti, Buonaventura defilato sulla destra, apre in area per l'inserimento di Montanari che con il destro calcia alto. All'undicesimo, Arlotti sulla sinistra rientra sul destro e pennella in aria, perfetto taglio centrale di Viti che però da posizione molto favorevole all'altezza del dischetto colpisce di testa debolmente. Vagge si tuffa sulla sua sinistra e blocca senza problemi. Al tredicesimo, prudenza di Scotti, il Rimini sbaglia un disimpegno in uscita, Boscio dal limite dell'area calcia di destra a giro cercando l'angolino lontano alla sinistra del portiere e con un balzo vola e devia in corner. Montanari al 37esimo spreca con un sinistro velitario una punizione battuta corta da Arlotti, squadra riposo sullo 0-0. Nella ripresa, 47esimo, Fiorenzuola vicinissimo al gol. Perrotti accelera da posizione defilata sulla sinistra, sfiora il palo con un velenoso diagonale. Al 65esimo, Perrotti lancia Boscio. Prodigioso recupero di Viti che con una diagonale difensiva toglie la palla dai piedi dell'attaccante. Al 75esimo, un rimpallo su Guglielmi favorisce Buonaventura che a tu per tu con Vagge viene però anticipato dall'uscita bassa tempestiva del portiere rossonero. Il Rimini cresce in questo finale di gara. Al 83esimo, Guglielmi scappa via sulla sinistra, contatti in area con Conti. L'esterno biancorosso va a terra, ma l'arbitro non ci casca e lo ammonisce per simulazione. 92esimo, Cicarevic verticalizza per Simoncelli che allarga a destra per Ambrosini, l'attaccante va sul fondo e crossa. Benedetti respinge corto di testa, Cicarevic in area, calcia di destro e sfiora il palo alla destra di Vagge, comunque sulla traiettoria. 93esimo, arriva il gol del Rimini dopo che la difesa del Fiorenzuola si era rifugiato in corner. Proprio dal corner, battuto dalla sinistra, Cicarevic scambia con Guglielmi e pennella un assist al bacio sul secondo palo. Ambrosini schiaccia di testa beffando Vagge. Rimini in vantaggio, premiato il forcing finale, ottima l'intuizione di Righetti di inserire Simoncelli che ha tenuto sotto pressione l'intera difesa avversaria. Finalmente i biancorossi possono urlare la propria gioia. Al 94esimo, dopo 4 minuti di recupero, il Rimini crede fino in fondo alla vittoria e porta a casa 3 punti meritati. La differenza la fanno le panchine. I cambi degli ultimi minuti, Simoncelli e Ambrosini, sono decisivi, per non parlare di quello di Cicarevic. Il Rimini ora è la nuova capolista del girone D, a più 2 proprio sul Fiorenzuola, strada spianata verso la Serie C. Ma ecco, ieri senza ombra di dubbio avete fatto scacco matto, avete mandato in fermento un'intera tifoseria biancorossa che si è goduta come non mai l'esploit di Fiorenzuola. Sì, dai, abbiamo fatto una vittoria importantissima. Sapevamo che era una partita difficile perché il Fiorenzuola è una squadra organizzata e noi ci abbiamo creduto fino all'ultimo e gli sforzi ci hanno dato ragione sbloccandola proprio all'ultimo minuto. Senti, hanno funzionato talmente tanto anche i cambi tecnici da parte del mister, perché proprio l'ingresso di Cicarevic e Ambrosini poi ha portato al gol al 93esimo minuto. È una squadra che non lascia nemmeno un minuto all'avversario, ci crede fino all'ultimo e si è visto, no? Vedendo la partita di ieri. Sì, quando tra virgolette ti puoi permettere di entrare in panchina gente come Cicarevic, Simoncelli, Ambrosini, vuol dire che la rosa è importante, è ampia e tutti possono fare la differenza da un momento all'altro. Sono entrati sicuramente molto bene, ci hanno dato una grossa mano come tutti la stiamo dando per portare a casa questa vittoria per noi importante. Eravate già consapevoli della vostra forza oppure dopo la vittoria di ieri vi siete guardati negli spogliatoi e avete capito veramente che c'è la possibilità di vincerlo questo campionato? Ma la consapevolezza noi ce l'abbiamo perché sappiamo di essere forti, però questo non ci deve permettere di essere presuntuosi, perché sarebbe un errore imperdonabile che non possiamo permetterci. Ritornando alla partita di ieri, abbiamo visto subito inizio secondo tempo, lo commentava anche il nostro Emanuele Pironi guardando il servizio, quel tiro finito di poco a lato. Fosse entrata quella palla sicuramente sarebbe cambiata la partita. Ma sicuramente, però la controprova non ce la possiamo avere. E quindi meno male che è andata fuori e che tutto sia andato come doveva andare. Ecco.
una partita tua, sei un giocatore che è soprattutto amato per lo spirito di sacrificio. Ieri è stata veramente una partita di sacrificio, la tua prestazione, soprattutto sottolineata questa mattina anche dalla stampa locale. Sì, no, io quando scendo in campo cerco di dare tutto quello che ho. E sì, dai, è stata una partita, secondo me, giocata anche con un discreto buon calcio. È stata una partita dove sin da subito i ritmi sono stati alti e credo che alla fine anche il pubblico, nonostante il, diciamo, un gol, sia anche divertito, credo. La sua terza partita ufficiale come allenatore del Rimini, Righetti, a fine gara, quando siete poi ripartiti per tornare a Rimini salendo sul pullman, cosa vi ha detto? No, adesso il mister parlerà domani, sicuramente ci ha fatto tutti i complimenti, ecco. Allora, andiamo a sentire chi era presente ieri allo stadio di Firenzuola. Emanuele, una partita che da tifoso ovviamente ti ha fatto godere come non mai. Sì, ho lasciato un po' di voce a Firenzuola perché diciamo che alla fine, per quanto il Rimini ci fosse dietro a provarci, no? Con gli inserimenti giusti, soprattutto con il pressing giusto, sembravano ormai arrivati i minuti del non potercela fare più, cioè quando proprio le hai provate tutte, però vuol dire che deve essere pareggio. È chiaro che dall'altra parte un pareggio era molto gradito e non so quant'era la pressione del Rimini e quanto fosse la consapevolezza del Firenzuola a pesare sulla loro scelta, no? di arretrare un pochino il baricentro. Per loro un pareggio, essere davanti, gli raddoppiava praticamente il vantaggio, perché con lo scontro diretto e con lo 0-0 praticamente erano in vantaggio, sì, loro, avendo segnato a Rimini. E quel gol ha cambiato radicalmente, diciamo, proprio tutta la situazione della testa del campionato. Noi abbiamo avuto un'esultanza come da tempo io non ricordo, è stato veramente, veramente molto bello. Bella anche la scena finale, che sono venuti tutti i giocatori, sì, a festeggiare sotto il vostro spicchio di curva. Sì, ed è importante questo, perché ieri ho visto subito lo spirito giusto sia di loro in squadra, in campo, appena iniziata la partita, soprattutto il nostro spirito giusto nel pullman, mentre andavamo su. E dopo tanto tempo il pullman non aveva un posto libero, il pullman era completamente pieno e si sono dovute accodare due auto perché c'era troppa gente che voleva venire e non si riusciva a fare due pullman. Questi sono segni, vuol dire che la città si sta avvicinando molto. Era quello che tu volevi, che è sempre, esatto, spronato la tifoseria di questa stagione. Sai, quando si esce dal periodo festivo non si sa mai, no, come reagisce, certo, un pochino la tifoseria, potrebbe perdersi un pochino l'entusiasmo. Invece c'era il pullman della curva completamente pieno, il nostro pullman completamente pieno, tante macchine, c'erano, il nostro settore era bello pieno e in più c'era anche molta gente riminese nella centrale. E questo è stato un bellissimo segnale, credo, anche per loro, perché vedere che la gente c'era, che era calorosa, rumorosa, quando ci crediamo tutti, noi siamo una realtà che difficilmente sbaglia. È vero. Nonostante il Firenzuola, tanto di cappello, perché anche loro hanno un bellissimo pubblico per la categoria, hanno un bel impianto, c'era molta gente e il loro pubblico non ha mollato, anche loro non hanno mollato fino alla fine. E si è visto. Poi è chiaro che quando, come diceva Michael, hai quel tipo di giocatori da poter mettere dentro in quella maniera lì e vuoi vincere, alla fine vinci, insomma. Ti faccio questa domanda: in mezzo a tutto l'entusiasmo, l'ho sottolineato anche nel servizio inerente alla partita, c'era stato la scorsa estate, quando Pietro Tamai annunciò l'acquisto di Ambrosini, un po' di rumors pensando al passato, appunto, sì, per via di quel dito medio rivolto alla tifoseria biancorossa. Secondo te, dopo il gol di ieri che vi ha fatto così tanto godere, quell'episodio è stato dimenticato? Ieri sicuramente a nessuno ci è venuto in mente, perché è stato un momento, no, veramente ci sono stati quei 30 secondi, un minuto, 30 secondi che veramente ho visto gente in delirio vero, e quindi ieri sicuramente la cosa era passata. Io credo che già da un po' Ambrosini si è fatto apprezzare anche per come sta in campo, cioè come soffre, per come combatte in campo, al di là del numero dei gol che riuscirà a incasellare. È chiaro che da adesso in avanti i gol pesano tutti doppio, perché sono gol che ti possono portare sempre in più in alto, sempre più avanti, quindi è chiaro che segnare da adesso in avanti rimarrà di più nel cuore. Però una menzione particolare io la vorrei fare all'allenatore, sì, a Righetti, perché adesso noi siamo qui, io sono senza voce, siamo tutti in delirio, perché abbiamo vinto una partita mettendo dentro tutte, sparando tutte le cartucce. Quando tu spari tutte le cartucce 5 minuti dalla fine, il gol lo puoi anche prendere, perché quando hai dentro molti giocatori che
prediligono la fase offensiva, potresti anche perdere qualcosa dall'altra parte. Certo. Allora sono partite dove vuoi vincerle, fai di tutto per vincerle, senti che è una partita che puoi portare a casa, poi magari si crolla il castello di carte con un contropiede e ti mandano a casa. Righetti ieri ha avuto del coraggio e va premiato anche, va premiata la scelta coraggiosa che ha fatto. Probabilmente anche lui ha capito che in quel momento gli dèi erano con noi, perché se fai una scelta del genere nel momento sbagliato la paghi. La paghi. Sono d'accordo. E pagarla ieri sarebbe stato veramente brutto, pagare, cioè a risultato inverso ieri saremmo venuti giù veramente male. Tra poco voglio sentire Renzo e Giacomo, poi io faccio una domanda a Michael. Michael, mi devi rispondere, però non ti sottrarre. Che voto dai ieri alla tua prestazione? No, questo lo lascio giudicare agli altri. Io quando do tutto e sono a posto con me stesso. Allora, adesso andiamo a vedere i pagelloni inerenti alla partita di ieri, poi ti capirai perché di questa domanda, perché il nostro Riccardo Giannini è un ottimo osservatore, ha sottolineato la tua prestazione, ma il voto poi vediamo se ti convincerà o meno, oppure ce lo dirà anche il nostro Renzo Baldissera, il nostro Emanuele Pironi, il nostro Giacomo Alpini. Andiamo ad ascoltare proprio le valutazioni del nostro Riccardo Giannini. Servizio. Scotti 6,5, un paio di rinvii di piede imprecisi, ma al solito balzo decisivo, questa volta disinnescare Bosio. Nella ripresa un paio di brividi, ma nessuna parata. Mazzavillani 5,5, partita di alti e bassi. Perde Boalì in un paio di inserimenti, poi si riprende con un buon anticipo. Cerca spesso il lancio verso le punte, rientrando sul mancino. Nella prima parte della seconda frazione, il Fiorenzuola, dalle sue parti con Perrotti, sfonda spesso e volentieri. Brighi 6,5, una pezza ad un'incertezza di Petti nel primo tempo, un'altra chiusura determinante all'88esimo. Petti 6, nel primo tempo un paio di diagonali in chiusura, segno della sua capacità di leggere bene gli sviluppi del gioco, una sua scivolata rischia però di lanciare Bosio verso la porta, provvidenziale Brighi. Viti 6,5, parte con grande voglia di mettersi in luce, facendosi trovare spesso in una posizione d'attacco e pressando molto. Poi arretra e cerca comunque di innescare le punte con qualche cross. Nella ripresa salva la porta di Scotti con una diagonale perfetta. Montanari 7, il migliore. Una delle migliori occasioni del Rimini del primo tempo nasce da un pallone conquistato e da una sua progressione. Gioca con molta autorità e dei due centrocampisti è quello che si assume l'onere di impostare il gioco. Il campo pesante lo galvanizza, una certezza. Valeriani 6, dirigente, fa il suo non tirandosi indietro in alcuni contrasti. Guyebre 6,5, dà sempre l'impressione di poter fare di più, si accende a fiammate, ma quando parte palla al piede è un problema per gli avversari. Nel primo tempo un bel assist a Traini, non sfruttato, ma anche un paio di traversoni imprecisi. Nella ripresa continua a spingere, mettendo sotto pressione Contini. Severissima l'ammonizione per simulazione. Arlotti 6+, pennella un assist al bacio per Viti e semina lo scompiglio in area avversaria impegnando Vagge. Non riesce però a garantire da rifinitore i collegamenti tra centrocampo e attacco. Nella ripresa si sposta in prima linea, ma gli manca la scintilla. Traini 5,5, troppo lento in un appoggio sulla migliore iniziativa di Guyebre. Si spende molto nel pressing, ma alla fine le sue giocate non sono di difficile lettura per la difesa locale. Buonaventura 6, partita non di gloria dal punto di vista delle conclusioni in porta, ma si mette al servizio della squadra con grande zelo. Cicarevic 6,5, si accende nel finale, prima di calciare a lato, avvia l'azione con una perfetta verticalizzazione, poi pennella sulla testa di Ambrosini la palla della vittoria, decisivo. Pasquini 6,5, buon ingresso in campo, guadagna una punizione interessante dal limite dell'area, si dimostra efficace pur cambiando la posizione un paio di volte. Simoncelli 6, si merita il voto pur giocando solo 10 minuti, poiché il suo ingresso permette a Rimini di avanzare al baricentro e di mettere sotto pressione l'avversario. Ambrosini 6,5, cambio vincente, nel recupero da una sua incursione laterale nasce l'occasione di Cicarevic, poi l'inzuccata che regala a Rimini la vetta della classifica. Michael, tu sei grande e grosso, io se vuoi ti do l'indirizzo di Giannini, però non venire da me, non mi menare a me. No, lui, allora, ti spiego un attimo una cosa che hanno un po' visto tutti, parlavo anche tra l'altro prima con Francesco Bianchi, attaccante colonnella, che mi ha detto di conoscerti bene. Qui a Rimini ti posso assicurare che hanno apprezzato tutti il tuo sacrificio, il tuo spirito, eccetera, eccetera. Chiediamo i gol, ma sicuramente arriveranno, e comunque ti conosciamo come giocatore. Tra l'altro quel signore che vedi vicino a te ha avuto modo di commentarti quando eri nel Sant'Arcangelo e poi ti racconterà lui la sua storia. Lo trovi giusto il commento? Sì, sicuramente più alto di quando andavo a scuola, quindi... Bello, bello, bello. Questo è lo spirito giusto, quindi Riccardo stai tranquillo che non ti vuol menare, eh.
Emanuele, tu eri lì a Firenzuola, sì. Adda, sei d'accordo con le valutazioni di Riccardo? Avresti sì. dato qualcosa in più o qualcosa in meno? No, sostanzialmente sono d'accordo, i valori sono sostanzialmente quelli. Sorridevo perché pensavo che se il Pagerone l'avesse fatto Cristiano Cerbaro avevamo preso tutti i nove. Sì, sì. Sicuro che... Sì. Ciao Cristiano, ti voglio bene, sì, però. Sì, è vero. Ciao, di Cristiano. Solito, dopo una vittoria come quella, lui avrebbe messo nove a tutti. Nove anche, a tutti. Sì, anche sì, i panchinari. Sì, sì. No, dieci, però... Dieci Righetti, te lo dico già. Dieci certo, Righetti. Dieci Righetti, ma comunque al di là degli scherzi, secondo me ha centrato, diciamo, quelle che sono state le prestazioni che si sono evidenziate un pochino di più e quelle che comunque... hanno evidenziato una certa sofferenza e gli uomini sono quelli, insomma. Infatti spero che anche Riccardo accetti quest'anno, mi ha promesso di sì, che ritornerà a fare il pagellone anche lui, perché comunque è molto impegnato con il lavoro. Per quanto riguarda l'appuntamento che avevamo anche due anni fa, ci vogliono appunto delle pagelle così di valutazione come le fa lui. Molto bravo Riccardo, ti faccio i complimenti in diretta. Allora vado da quel signore laggiù. Renz, facendo una domanda alla tua maniera, se c'era Muccioli, e ha ascoltato bene quello che ha detto Emanuele, lui era presente lì, se c'era Muccioli erano sicuri 5 cambi, con Righetti ne sono arrivati 4 e alla fine 2 azzeccati che hanno portato alla vittoria. Sta qui il cambiamento dei Rimini in queste ultime 3 partite? Dammi un po' di tempo. Ti prego. Io vado con le statistiche, subito, parto con le statistiche. Vai. Righetti, 3 vittorie, 0 sconfitte, 0 pareggi, 4 gol fatti e 1 subito. Totale ha fatto 9 punti. La differenza tra Righetti e Muccioli è questa. A Imola è entrato con una squadra molto sbilanciata e Rimini è uscito con 5 gol sulle spalle. Probabilmente Righetti c'era un'altra pasta, è un giocatore che le piace prima non prenderli e poi farli. E ieri probabilmente a Firenze ha giocato con una squadra coperta, ha giocato con Valeriani, con Montanari che ha fatto veramente un grosso sacrificio, un Ulber in quella fascia che ha fatto i chilometri. Ecco, onestamente la differenza è questa. Chiaro che io già l'ho detto, qualcuno come qui l'amico Traini mi hanno già anticipato. Io l'ho sempre detto dall'inizio che il livello del calcio in Serie D è basso. E Rimini, appunto che è basso, può vincere questo campionato. Perché dico questo? Perché Rimini ha una squadra forse più forte degli altri. Ha il lusso di tenere in panchina Simoncelli, Cicaurici e Ambrosini. E ieri questi 3 ragazzi entrate hanno fatto vincere la partita. Diciamo che Rimini è una seconda Juventus. Quando tu in panchina c'hai questi giocatori ti permettono di fare questo e altro. Ecco, adesso paragoni è difficile a farli. Il gioco è basso. Dopo la mia domanda la vuole fare l'amico Traini quando erano in Sant'Arcangelo oggi. Fagliela adesso, ti do il dopo, dopo, ecco, alla fine mi potrà rispondere la differenza di questo calcio, perché il livello è basso, perché ai suoi tempi con Radoi, Traini, Ambrosini e Della Rocca era un altro calcio. Io, sempre a quarta serie, io quella volta nei miei commenti, il Sant'Arcangelo, lui lo sa, o pregavo o provanavo al Barcellona. Grosse. Però onestamente il calcio si è abbassato. Traini era Ronaldinho. E dopo lui lo dirà. Voglio finire. Vai. Oggi, ripeto, anche io ieri ho visto una partita importante, San Maurese-Imolese. Sì. E non ho visto una grande gara. Ecco, ormai l'Imolese, anche se ha fatto molti acquisti, ha smembrato la squadra, però ieri non mi ha dato una grande impressione. L'acqua a Montevarchi, anche lei naviga da poco bene. E l'Antigione, diciamo le 3 favorite di questo addetti lavoro, vorrei dire l'Antigione, Aquila Montevarchi e Imola stanno veramente soffrendo. La sorpresa cosa viene? Viene dal Rimini, dal Fiorenzuola e dal Villa Biagio. Però cosa ho detto? Il Rimini c'ha qualcosa in più, c'ha questi uomini in panchina che fanno la differenza. Probabilmente ieri sono d'accordo con l'amico Giannini del suo Pagellone. Il suo Pagellone. Ieri io sono uno che vuole parlare chiaro, faccio l'opinionista televisivo da tanti anni e qui c'è anche l'amico Traini. Io non ho paura di dire niente. Ieri forse Righetti è stato bravo anche nella lettura della gara. Nella lettura della gara. In che senso? Ecco, Traini, qui presente, e Bonaventura sono attaccanti onestamente più d'aria. Uomini una prestazione fisica importante.
probabilmente ha capito che la difesa del Ferenzuola è forte perché è una delle più forti del campionato. Ha messo due uomini forti, diversi, con un Ceccaro più rapido, più veloce, e l'Ambrosini che forse ha dei movimenti diversi da Buonaventura e da Traini. E questo ha portato la vinta. Con tutto rispetto per Traini e Buonaventura, due grandissimi attaccanti, quando il Rimini ha il lusso di tenere in panchina quegli elementi lì, come ho detto prima, e avere Ceccaric, Ambrosini, Traini Buonaventura. E Buonaventura, il campionato è nella tasca. Vedendo questo, però sono sempre dell'idea che il livello è basso. Io voglio adesso, la mia domanda è questa, all'amico Traini. Cos'è cambiato da 7 anni a questa parte? Il calcio è veramente basso oppure forse quella volta voi eravate un grande squadrone? Un po' tutte e due, no, paradossalmente quando era Sant'Arcangelo c'era ancora la C1 e la C2, quindi in teoria questi anni qua, togliendo la C2, dovrebbe essersi alzato il livello, perché togliendo una serie... Secondo me si è abbassato. No, magari il discorso può essere anche quello dei giovani, che siccome ci sono 4 giovani obbligatori, il Rosa ne deve avere una decina, magari il livello, i giovani... Non è che non sono bravi in tutte le squadre, quindi magari quello può essere il livello basso del campionato o della D, diciamo, ecco. Sì, però giusta valutazione. Sulla mia analisi, diciamo, di tutta questa cosa, sei convinto di tutto questo? Perché veramente Rimini, ecco, no, a parte il gioco, ma la squadra c'è, la sostanza. Ma per puntare a fare qualcosa di importante ci vuole anche questo, vero? Ci vuole la rosa ampia, e tutti quanti devono fare il proprio dovere, ecco. Tra l'altro aggiungiamo che è arrivato per ultimo Romagnoli, presentato proprio due o tre giorni fa appunto dal DS Piero Tramai, un rinforzo per quanto riguarda la difesa, era stato annunciato già prima di Natale. Stanno già arrivando diverse domande in merito alla nuova trattativa della fusione Rimini-Sant'Arcangelo, tra poco leggerò anche il messaggio di Marco De Distinti e poi tanti altri messaggi, però datemi ancora qualche minuto perché tra poco ci arriviamo e manderemo per appunto due servizi questa sera. Qualcosa in più siamo riusciti anche a sapere, premettendo sempre che questa trasmissione aveva già annunciato nelle primissime puntate di quest'anno, andatevi a vedere le registrazioni, che Grassi aveva avuto un contatto con questa cordata croata-ungherese. Poi ci sono stati dei sviluppi, ci è stato chiesto l'aiuto anche degli imprenditori locali, aiuti mai avvenuti. Poi comunque vi abbiamo fatto per questa serata un servizio di resoconto, così cerchiamo di centrare un po' tutti gli argomenti. Stasera non vorrei dare delle certezze al pubblico riminese, non vorrei illudere nessuno, anche perché comunque stiamo cercando di contattare le persone dirette ai fatti, quindi cerchiamo ancora di aspettare qualche settimana, qualche anche mese, per capire anche gli sviluppi del campionato. Tipo adesso anche il Sant'Arcangelo sta facendo un mercato importante, sono arrivati già dei difensori di nazionale croata e comunque dall'Osijek, squadra dove appunto Meštrović è l'attuale presidente. Passo indietro. Giacomo, Montanari, nelle valutazioni di Riccardo Giannini è stato uno degli acquisti più criticati a inizio anno. Tu l'hai avuto a Bellaria, è un giocatore che comunque ci sta facendo vedere. No, sicuramente, lui le qualità le ha sempre avute, si era messo in evidenza Bellaria, poi era andato, aveva seguito Luca Fusi, Mister Fusi, nella sua avventura campana. Dopo lì probabilmente aveva avuto qualche difficoltà, però sempre calcato la categoria, categorie superiori, quindi sicuramente di categoria superiore. Io però volevo dire una cosa, è vero, ieri Mister Righetti ha letto bene la partita, però io sinceramente, uno come Čikarević, io non lo metterei mai in panchina. Per come vedo io il calcio, Čikarević dovrebbe giocare sempre. Era in forse, aveva un problema. Era in forse, addirittura in forse. Allora ritiro, nel senso che per come vedo io il calcio, Čikarević è veramente quello che può fare la differenza sempre. Quindi lo farei giocare sempre, però se aveva qualche problema fisico... Sì, allora mercoledì era stato dato addirittura per indisponibile. Indisponibile. È tornato in Roma. Allora ritiro, questa cosa non la sapevo, scusate. Dopo però anche gli Andre mettono un po' in difficoltà, eh?
Allora, io direi, prima di andare in pubblicità, se d'accordo vogliamo andare alla pubblicità, parlo con i registi, mandiamo alla pubblicità, ok. Allora ci fermiamo un minuto, provo un attimo a riepilogare, rimanete con noi perché adesso avremo due servizi inerenti alla trattativa, sentiremo anche le parole di Grassi, quello detto, la riunione per quanto riguarda Amici del Rimini Calcio, l'incontro organizzato da loro, cercheremo di approfondire questa parte che non è più legata al rettangolo di gioco, ma ovviamente riguarda il futuro del Rimini. Spero che non cambiate canale, che rimanete con noi. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa.
Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Ciao a tutti, un buon 2018 a tutto lo studio, un saluto speciale anche all'amico Giacomo Alpini, dai non mollare, in riferimento al tuo bell'aria calcio. Cristiano Cerbara che ci scrive, ci dice un no sicuramente, ma un 7 sicuro a tutti, quindi grande. Ci siamo andati vicini. Poi c'è un tifoso che apre appunto i nostri prossimi servizi, leggiamo subito il messaggio di Marco, poi ce ne sono talmente tanti, qui ce ne sono alcuni che io non... Mi mettete in difficoltà a leggerli alcuni ragazzi, davvero, io vi ringrazio per l'affetto, però non lo vabbè, iniziamo da questo. Buonasera e buon anno a tutti, chiedo a voi se vale la pena vincere il campionato, sapendo che con la probabile certezza della salvezza del Sant'Arcangelo, la fusione e la fusione, la Serie C è certa, lo stesso, non è meglio fare giocare tutti i nostri giovani? Grazie Marco dei Distinti. Vogliamo rispondere? Vuoi rispondere subito tu? Sì, ma è certo che cosa? Qui non si capisce. Chi è certo? Cosa è certo? Cioè, allo stato attuale il Sant'Arcangelo fa il suo campionato ed è il Sant'Arcangelo. Il Rimini fa il suo campionato ed è il Rimini. Il Rimini deve vincere il campionato, la Serie C se la deve cucire sul petto. Poi da lì in avanti faremo un altro discorso. Noi arriviamo a maggio con la C cucita sul petto. Sì. Poi dopo faremo tutti un altro tipo di discorso. Sì, perché ho letto anche un po' dei tifosi, Rimini, Angelo, qualcosa del genere, però non è così come l'hanno inteso a loro, anche perché poi se c'è il diritto di acquisizione vincendo il campionato di Serie D acquisendo la Serie C, Rimini rimane il Rimini, poi che venga trasferito il settore giovanile a Sant'Arcangelo, qui entriamo nei prossimi due servizi. Allora facciamo così, mettiamo un po' d'ordine, andiamo a vedere intanto l'incontro che avete organizzato, siete stati bravissimi voi gli amici del Rimini Calcio, proprio l'avevate chiesto già da un mese prima con il patron Giorgio Grassi, facciamo un piccolo assunto di quello che è stato detto a questo incontro, poi entriamo in studio, lo commentiamo e andiamo a sentire poi anche un servizio di presentazione per quanto riguarda il progetto croato-ungherese. Iniziamo dal primo servizio. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. In un comunicato stampa apparso anche sulla pagina Facebook ufficiale del club, il patron biancorosso Giorgio Grassi apre alla cessione del gruppo croato che ha da poco rilevato il Sant'Arcangelo Calcio, gruppo che ha nei suoi piani di sviluppo la fusione tra le due compagini e anche l'investimento nell'area Ghigi, l'ex cittadella dello sport attualmente considerato un buco nero nell'attuale città. Grassi dice di aver stipulato un accordo morale, un patto con i tifosi, che il futuro dei Rimini non dipenderà quindi solo da una sua decisione. Se in città prevarrà la volontà di affidare il futuro della società alla realtà croata, proprietaria del Sant'Arcangelo Calcio, che ambisce a prendere dopo il Sant'Arcangelo anche i Rimini, lo faremo. L'ipotesi più concreta, anche se il patron attuale dei Rimini rilancia la sua idea di azionariato popolare. Se Rimini sceglierà invece di portare avanti il nostro progetto, spalancherò da subito le porte della società attraverso un azionariato diffuso. Ad ogni modo, in caso di cessione, Grassi farà un grande dono alla città. Nell'eventuale passaggio farò dono alla città tolte le tasse del 90% della somma per progetti di sviluppo e formazione sportiva e del 10% lo riserverò ai volontari che ci hanno fino qui sostenuto. Si chiuderà così un percorso, imboccandone uno diverso, ma lo deciderà la città. Dunque la mano, o meglio la palla, questa volta passa davvero al volere dei tifosi. Ecco, lui ha detto queste cose qui per quanto riguarda l'incontro con voi di amici del Rimini Calcio. Come non mai il volere decisionale questa volta passa in mano ai supporters biancorossi. Lui ha esposto un po' quello che ha intenzione di fare.
Tu lo promuovi questo azionariato popolare oppure pensi che sia arrivato anche il momento di poter sognare, come è successo a Frosinone, a Benevento, una possibile Serie A un giorno? Ma allora, io ho scritto anche qualche giorno fa che io sono di origine contadina, okay. Quindi io so che il contadino pianta il seme e poi aspetta che cresce l'albero, eccetera, eccetera. Questo per fare un confronto, no, con quella che potrebbe essere una situazione di calcio, certo, simile a quella che sta portando avanti Giorgio Grassi, cioè piantare i semi e pian piano raccogliere i frutti. Sì. È chiaro che i semi devono essere in tanti a piantarli, poco da tanti, anziché un uomo solo al comando. Sì. Diciamo che quello è un pochino il motto. E tu giustamente dici, quella, l'alternativa a quella è poter sognare, poter pensare. Esatto. Stavamo parlando durante la pubblicità con Giacomo, che mi spiegava che Montanari si era perso dalle parti in campagna seguendo l'avventura di Luca Fusi, perché è una squadra che non so neanche qual è, a un certo punto è sparita. Marcianise. Poi dopo Marcianise, poi subito dopo siamo tornati in studio e parlavamo e dicevamo che il Vicenza sta facendo la fine del Modena. Sì. Io non lo so quanto hanno sognato queste tre piazze prima di finire così. La mia paura è che se lasciamo la strada del poco da tutti, sì, del mettiamo il seme, del cresciamo tutti insieme, che dà risultati lenti, non garantiti e posticipati nel tempo, magari ci divertiamo anche 1, 2, 3 anni. Però arriva sempre la mattina che ti svegli come il Marcianise, come il Vicenza e come il Modena. Noi non è che non, come la Maceratese. Certo, noi non è che siamo esenti da questa situazione, non siamo stati iscritti due volte negli ultimi 5 anni. Quindi, ok, Grassi secondo me ha fatto un passo eccezionale, nel senso che ha voluto tranquillizzare tutti quanti, cioè tutti quelli che hanno a cuore il Rimini sanno che se a maggio, giugno, quando sarà finita questa stagione, il volere, il sentire della città sarà di tentare la strada dell'uomo solo al comando, come lui giustamente ha detto, questo uomo solo al comando sarà Meštrović, se la città vorrà quello, lui non si opporrà. Se la città invece sposerà il suo progetto, deciderà di continuare con il suo progetto, è chiaro che ci sarà un azionariato diffuso, è chiaro che ci saranno determinate strade da battere, compreso ad esempio l'affiliazione a delle società importanti di Serie A che ti possono prestare dei giocatori. Sì. Il discorso nell'assemblea è stato molto lungo e articolato anche su questo punto. Io stesso ho spiegato, ho preso la parola e ho detto un azionariato popolare diffuso era già stato fatto, perché quando la società di Amati si componeva di 29 soci, tra cui anche amici del Rimini per la parte popolare, c'erano diverse imprese importanti, cioè è un tentativo che da un certo punto di vista è già stato battuto. È chiaro che si può riprovare, cioè si può andare avanti, l'importante è avere la voglia di riprovarci. Lui è stato secondo me molto onesto e mi è piaciuto tantissimo questo porsi col cuore in mano davanti ai tifosi dicendo state tranquilli perché se io percepisco, se voi mi fate capire che volete tentare quell'altra strada, non ci saranno opposizioni, in qualche maniera si farà. Adesso questo non deve diventare come il messaggio che abbiamo appena letto prima, freghiamocene di quello che stiamo vivendo, il calcio in 5 mesi può cambiare radicalmente, cioè le situazioni possono ribaltarsi in una maniera, esatto, incredibile. Il Rimini deve vincere il suo campionato, il Sant'Arcangelo deve fare il suo. Esatto. Quello che succederà a maggio, a giugno, lo vedranno loro, quando ci sarà un mandato a sto punto anche popolare e si andrà a una trattativa di quel genere lì, si vedrà, anche perché la città è molto composta, la città è a 360 gradi, si è parlato di cittadella dello sport, molto. Cittadella dello sport uguale milioni da spendere, quindi c'è tutto un sistema di situazioni che concorrono a creare quella che sarà la situazione di giugno, non è solamente il risultato sportivo, noi la C cucciamocela sul petto, noi andiamoci in C, esatto, la nostra squadra che vada in C, il biancorosso che torni in C dalla porta principale. Esatto. Quello che verrà fatto da lì in avanti lo accetteremo, qualcuno lo accetterà, qualcuno lo sta già sognando, vedremo se e quando ci sarà. Però adesso calmiamoci e soprattutto non dividiamoci tra noi, cioè non cominciamo con quello che sta già, con quello che manco si sa chi è, contro quello che c'è adesso. Siamo noi, cioè noi ieri eravamo noi, eravamo tutti insieme, abbiamo vinto una partita bellissima con loro in campo e noi sugli spalti, il Rimini è quello. Esatto. Posto. Sant'Arcangelo non ha nulla a che vedere, dopo entro anche un attimo 30 secondi nel discorso del Sant'Arcangelo, perché secondo me la stampa locale non ha sottolineato una cosa di questa trattativa. Io ci sono stato dentro 2-3 anni come ufficio stampa e vorrei dire qualcosa anche in merito alla squadra del Sant'Arcangelo, che seppur seguita, passatemi l'espressione, da pochi spettatori, però comunque
viene tolta una squadra di calcio nel progetto croato-ungherese, poi tra poco lo vedete nel prossimo servizio. Ti faccio aggiungere giusto una cosa, Renzo, che so che lo volevi dire, prego. Io voglio dire una cosa. Qui io non ho ancora non ho capito. Io l'ho detto dall'inizio, a grazie a due grandi pregi. Uno, che due anni fa ha preso questo Rimini, che probabilmente se non c'era questo signore che si chiama Giorgio Grassi, oggi a Romeo Neri probabilmente c'era un pedaggio, c'era un parcheggio delle macchine, probabilmente il calcio sarebbe finito. Qui bisogna darle atto. Certo. Non ci piove. E il punto interrogativo è questo. Il Rimini, come ha detto Peroni, intanto andiamo in Serie C e le possibilità per andarci ce l'ha. Il punto viene questo. Grassi ce la farà a fare la C da solo? Ecco, vedendo questo probabilmente Grassi a Rimini aspettava altre cose, aspettava probabilmente degli imprenditori, qualcuno che gli dava delle mani. Gli aiuti imprenditoriali ne abbiamo parlato, ecco, a settembre subito non ha più appuntata, tant'è vero che ci siamo ritrovati, i tifosi contro, lì voglio arrivare anche lì. Probabilmente qualcosa l'hanno lasciato da solo. Oggi per fare un campionato di Serie C, perlomeno salvarci per fare un distretto campionato, se vuole dai 2 milioni ai 3 milioni d'euro. Non è poco. Per fare una C come si deve. Grassi ha questo potere, questa forza per poterlo fare? Punto interrogativo. Grassi è un uomo intelligente, un imprenditore, fa il passo secondo la gamba. Non butta via i soldi così a valanga per il calcio, anche se stiamo attraversando un periodo non felice. Sì, questo si sa, l'abbiamo detto già due altre volte. Ecco, questi imprenditori io non li conosco. Sì. E non so chi sia. Tampoco te li presento nel prossimo. Però so che la voce che probabilmente sì. A Rimini la C e Sant'Arcangelo. Il settore giovanile. No, la Lega Nazionale Dilettanti, l'attuale Serie D. No, no. Perlomeno adesso le voci sono qui, però adesso non voglio entrare in merito. E il merito è questo. Grazie, sì. Ma io voglio dare la sostanza, bisogna premiarlo per quello che ha fatto. E quello sta facendo, sì. Perché se la porta in Serie C è il merito del suo e di tutto il suo staff. Sì. Il punto interrogativo, diciamolo veramente, è l'altezza di fare la C? Punto interrogativo. Qua. Ti rispondo già io, lui ha detto che non ce la fa da solo a fare la Serie C, ha bisogno di aiuti, gli aiuti li ha spiegati adesso Emanuele, potrebbero essere aiuti da parte di club di Serie A, si era fatto il nome qui in città della Juventus per qualche conoscenza che c'è all'interno della società. Anche l'Atalanta. Anche l'Atalanta, perché comunque c'è anche un amico come Lele Zamagna che lavora lì nel club che sta stupendo in Serie A, quindi complimenti anche all'Atalanta. Però arriviamo al sodo, ti ripresento questo gruppo croato-ungherese, così ti faccio capire qual è anche il loro progetto, rientriamo in studio, lo commentiamo e ti dico anche due cose in più sul Sant'Arcangelo Calcio che secondo me non sono state dette e non è una bella uscita anche per quanto riguarda il club giallo-blu. Andiamo a vedere il prossimo servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ivan Mestrovic, 38 anni, imprenditore croato, fondatore di City Express, un grosso colosso, oltre ad essere titolare del club croato Osijeki, militante nella massima serie, dopo aver acquisito il Sant'Arcangelo Calcio punta dritto sul giocattolo Rimini. Lo fa con un progetto serio che potrebbe materializzarsi con l'ambizioso traguardo della Serie B. Rimane da capire se questo processo avverrà attraverso una fusione-acquisizione o passando attraverso una società minore che prende il nome di Rimini United pur di sbarcare in città. Nei mesi precedenti l'appello dell'attuale proprietario biancorosso verso l'imprenditoria locale non ha avuto sviluppi. Una risposta all'appello è arrivata in un confronto estivo proprio con il nuovo proprietario del Sant'Arcangelo Calcio. In principio fu un arrivederci con un garbato no grazie, ma mai un abbandono definitivo. Infatti Mestrovic non ha mai mollato la presa prospettando un progetto interessante. Grassi, da bravo e sapiente imprenditore, ha voluto meditare, prendersi del tempo fino all'apertura avvenuta pubblicamente grazie all'incontro fissato con il popolo da amici del Rimini Calcio in programma ad inizio anno. Cosa prevede il progetto di Mestrovic? Squadra importante che punti decisamente ai vertici della classifica, centrando in futuro l'obiettivo della Serie B. Acquisire per ora il Sant'Arcangelo per poi raccogliere a maggio i Rimini, possibilmente in Serie C.
riqualificare l'impianto del Neri, pare dello stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo, la cosiddetta cantera del settore giovanile biancorosso, dove far crescere dei nuovi brighi, per intenderci. Per ultima, ma la cosa più importante, che ha avuto l'ok anche dall'assessore allo sport Gianluca Brasini, eliminare la macchia nera della città, l'area Ghigi. Come? Facendo un bando pubblico dove il gruppo croato non avrebbe difficoltà ad aggiudicarselo, per poi riqualificare l'intera area, rendendola finalmente una cittadella dello sport, per organizzare anche tornei che riporterebbero Rimini ai fasti di un tempo, specie nel periodo estivo, per quel che concerne il vero turismo. Se dopo tali prospettive Grassi e Volete e Popolo dovessero sposare l'attuale progetto, promuovendo l'azione all'arte popolare, allora in tal caso il Rimini mirerebbe a mantenere la terza serie senza patemi, cercando gradualmente di salire la vetta, ed a scongiurare l'ipotesi di avere due squadre in città, fenomeno già verificatosi tra l'altro in Serie D nella stagione 2010-2011. In merito si è già espresso chiaramente l'assessore allo sport Gianluca Brasini, a momento vedendo le impressioni avute durante la conferenza dell'esonero dei Muccioli, durante l'incontro avuto con i giornalisti per scusarsi da alcuni atteggiamenti, e per ultimo, la più importante, l'apertura al gruppo croato durante la serata organizzata da amici del Rimini Calcio, tutto lascia presagire a un cambio al timone. Per Rimini si potrebbe aprire finalmente un'era che sulla carta potrebbe avvicinarsi al periodo vissuto con il compianto e allora timoniere Vincenzo Bellavista, quello per intenderci delle 5 stagioni di fila in Serie B. Mai come questa volta, aggiungiamo noi, il destino della squadra è in mano al potere decisionale dei supporters biancorossi. Allora, prendiamo una persona neutrale, Giacomo, iniziamo da te. Tifoseria biancorossa, perché io poi le cose me le ricordo bene. Inizio stagione noi si parlava già con Renzo di un gioco che non è che ci piacesse tanto, del Rimini, poi ho parlato anche con il tecnico, quindi non vi nascondo niente, con Simone Muccioli il giorno dell'esonero, gli ho detto proprio pubblicamente: Simone, sai che non ce l'ho con te, però alcune tue scelte tecniche non le ho mai digerite. Per quanto riguarda il pubblico, la frase era questa: lasciate stare Grassi, perché senza di lui, come diceva Renzo Baldisseri, oggi a Rimini non ci sarebbe il calcio. Però gli stessi tifosi, appena hanno sentito il progetto che io ho esposto in questo servizio, subito hanno detto, va bene, la maggior parte, come diceva, specificava anche prima Emanuele Pironi, hanno detto va bene, dimentichiamoci di Grassi, accantoniamolo, viviamo il progetto di questi croati ungheresi, perché anch'io ho 53, 55, 60 anni, voglio godermi come il Frosinone una stagione, due stagioni in Serie A, poi chi se ne frega. Giustamente Emanuele dice, io mi preoccupo invece, perché fare una stagione in Serie A, un giorno da leone, 100 da, passatemi il termine, da coglione, non è il massimo. Tu da tifoso neutrale come ragioni? Allora, sicuramente il tifoso ha la massima ambizione e deve averla sempre, soprattutto qua a Rimini. Rimini si pensa sempre in grande, si pensa sempre che il campionato che si sta affrontando non è quello adeguato e si pensa sempre a qualcosa in più. Però io penso che le parole che abbia detto Emanuele siano da risentire e analizzare per bene, nel senso che troppo semplice adesso andare a salire sul carro dei vincitori, quindi sposare questa causa croata che sembra tutto rose e fiori, però bisogna vedere fra qualche mese quali sono i progetti, bisogna vedere se vengono mantenuti e bisogna vedere quello che sarà in un futuro. Io sinceramente da tifoso sposo più la seconda ipotesi che diceva Emanuele, quella di cercare di coinvolgere tutta la città e fare seminare un seme alla volta e raccogliere un frutto alla volta, e tanti frutti riescono a creare qualcosa di importante. E solo così, se hai delle basi solidi, se hai un seguito adeguato, puoi anche pensare a qualcosa in più. Dopo, sicuramente, se si riesce a fare qualcosa di buono, la squadra viene seguita anche da vari imprenditori, quindi di conseguenza dopo verranno altri, quindi ci saranno altri investitori che possano aiutare. Però queste sirene croate io non sono convinto al 100%. Perché tra l'altro poi loro si sono esposti anche attraverso il comunicato stampa dello stesso Sant'Arcangelo, facendo vedere in rete un video che hanno fatto loro, dove le club che hanno in questo momento possesso in Croazia hanno fatto vedere che comunque l'hanno tolto dai debiti, hanno risistemato la situazione, che sono arrivati negli ultimi anni terzo e quarto. Innanzitutto nessuno l'ha detto, in Croazia nella massima serie sono 10 squadre, roba che se iscriviamo anche il Bellaria, forse anche il Bellaria arriva terzo o quarto, senza offesa per te Giacomo e per gli amici di Bellaria. Nessuno nel progetto, e qui questo lo voglio dire, a differenza dei tifosi del Rimini, che giustamente o non giustamente, non sta a me dirlo, perché si nasce tifosi e bisogna portare avanti la propria passione, nessuno ha scritto sui giornali che
prendere il progetto del Sant'Arcangelo è una cosa seria, questa, questo progetto dei croati è una cosa seria. Quello che non mi piace è che questo progetto comporta comunque siano 4 gatti, siano 5 gatti, siano 5 spettatori, 6 spettatori, che a Sant'Arcangelo perdono la prima squadra, piaccia o non piaccia. Almeno questo è stato specificato nelle loro parole. Non è stato detto che il Sant'Arcangelo, come dicevi tu, farà la Serie D o rimarrà in Serie C, anche perché in Serie C, altra notizia, non si possono iscrivere due squadre gestite dallo stesso proprietario. Non esiste questo, la regola della multiproprietà. Chiaro, questo è chiaro. Ok, ma lo devo specificare perché non tutti lo sanno. Poi, dire che comunque prendono una squadra che era in salute, Sant'Arcangelo, da quello che mi risulta, lo stesso Broly l'ha messo, era indebitato duro, ha avuto dei punti di penalizzazione per il calcio scommesso, ok, calcio scommesso diretti, indirettamente colpevoli, c'è stata una sentenza, eccetera, eccetera. Anche questo, secondo me, non è il massimo dello splendore, come è uscito anche il presidente Broly, mettendo un gruppo di croati ungheresi a capo del Sant'Arcangelo, che sui giornali è stato sempre scritto che a Sant'Arcangelo negli ultimi anni si è sempre lavorato bene. Invece bisogna dire anche la verità, si è lavorato anche entrando in un sistema di calcio scommesse, poi c'è stata una sentenza, per carità di Dio, la squadra ha avuto la penalizzazione, lo stesso quest'anno ha avuto una penalizzazione in classifica. Quindi queste cose, per favore, ditele e scrivetele quando si fa notizia corretta, perché secondo me questo non è fare giornalismo, per me, lo dico, perché nelle notizie bisogna essere corretti, bisogna dire la verità dei fatti. Voglio dire una cosa, Manuele, questi nuovi imprenditori, certo, dopo il calcio Sant'Arcangelo e la Rimini Calcio, hanno nella loro testa, soprattutto da voci abbastanza sì, sicure, anche con l'amministrazione comunale, vorrebbero mettere in funzione, per motivo loro di lavoro, anche l'aeroporto di Rimini. Ecco, loro hanno nella testa un qualcosa. L'ex Jugoslavia, se tu entri nell'acqua, ecco, se tu entri a Rimini, ne vai in spiaggia, ti butti nell'Adriatico, l'ex Jugoslavia. Ecco, voglio dire, con l'Adriatico è collegata, ecco, con l'Italia, dubbio, no? Come diceva Giammento Alpini, quando sta gente fa il posto più lungo della gamba, i dubbi vengono. Ecco qua. Ma loro potrebbero portare, con il mercato che hanno, ripeto, sfruttando anche l'Adriatico, riconvolgere, come fece una volta a Bellavista, anche tutto l'intero settore alberghiero. Però con i sei, con i ma, come diceva giustamente Emanuele, fra non 5 mesi le cose potrebbero anche cambiare. Noi stiamo analizzando tutte le situazioni. Ho voluto rispondere in questa maniera qui perché molte volte si dice che è tutto bello, rose e fiori, però non vengono dette alcune cose che secondo me bisogna essere precisi, soprattutto quando si lascia una squadra. Si è lasciata una squadra in mano a un gruppo ungherese e croato, per carità, bravi, bellissima gente, però anche nel video col quale si sono presentati non hanno fatto vedere, non hanno detto, cavolo, se non 10 squadre siamo arrivati terzi. Ripeto, se iscriviamo il Bellaria, forse in Croazia anche il Bellaria arriva terzo, forse anche in Nuova Fetia. Una battuta per gli amici di Nuova Fetia e Bellaria, ovviamente. Allora, adesso ritorniamo a Michael, che sennò qui parliamo fino a mezzanotte di tutte le trattative che poi non sono ancora definite, non ci sono certezze, eccetera, eccetera, andando a vedere. Scusa, ultimo, poi lascio. So che però entro il 28 febbraio Giorgio Grassi deve dare una risposta a questi signori. Lui la risposta, in un certo senso, se siamo tutti intelligenti, l'ha già data. Io oggi, se ti devo dire che lui rimane a maggio alla guida del Rimini Calcio, finisce il campionato, porti Rimini Serie C, secondo me a maggio non c'è più Giorgio Grassi. Questa è una mia valutazione, ma non è una certezza, è una mia opinione personale. Poi vedremo, come dice Emanuele, possono cambiare le cose anche tra stasera e domani mattina. Sì, Giorgio. Finché non c'è nulla di scritto, quindi. Esatto. L'importante esatto è la Serie C. Però l'incontro che c'è stato già nel corso dell'estate, l'avevamo detto noi nelle primissime puntate, dove Grassi aveva chiesto anche una mano all'imprenditoria locale, non ha avuto risposte, ha avuto attraverso anche Broly l'incontro con questo gruppo croato-ungherese, nel servizio è stato spiegato che c'è stato un grazie e un arrivederci, mai un addio. Più chiaro di così non possiamo essere. Andiamo a vedere il prossimo avversario che riguarda Michael da vicino, tutto qua, un servizio di un minuto e mezzo, servizio. Arriva, Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
Hanno andato una prodezza di Cicarevic, risorse una partita difficile, giocato in un pantano, potremmo dire, di scommesse per i Rimini, che arrivava dal pareggio beffa della prima giornata con il Tori Fiorenzuola. La squadra di Muccioli non convinse sul piano del gioco, anche se l'ex allenatore fu bravo ad inserire a partita in corso Cicarevic, che risorse con un tocco delizioso a suo modo la gara. I Rimini rischiò soprattutto dopo il vantaggio, dove solo la scarsa mira avversaria e il terreno di gioco, diventato molto pesante, scongiurarono un possibile pareggio che rispetto a quello di 7 giorni prima non avrebbe avuto del clamoroso. Le due squadre tornano ad affrontarsi con uno stato d'animo diverso. Mezzanotti, rimasto in trainer dei neroverdi, ha avuto a stagioni corse gli innesti cercati per poter amalgamare nel più breve tempo possibile un gruppo allestito all'ultimo secondo dalla presidentessa Paola Coia, che si è trovato, oltre a dover combattere con la grana dell'iscrizione, senza nessun valido aiuto locale, a dover trasferire un'intera squadra di ragazzi dalla sua terra d'origine alla Calabria per completare il puzzle della Juniores. Il resto è avvenuto sul rettangolo di gioco. Pian piano i toscani, dopo la retrocessione avvenuta nella precedente stagione, si sono fatti strada da soli, raccogliendo successi interni ed esterni, vincendo quasi tutti gli scontri diretti, anche se il recupero contro la Vigor Carpaneto prima di Natale li ha visti uscire sconfitti per una rete a zero. Tutto coi e Rimini è anche una delle sfide che ricorda l'ultima Serie C eseguita da Rimini, ma questa è un'altra storia. Cribaro, Massini e Paccagnini sono i migliori marcatori della squadra toscana con 3 reti a testa. Una curiosità, in rosa è presente l'ex Sant'Arcangelo e Romagna Centro Angelo Gregorio, difensore che permise assieme a Cola a Sant'Arcangelo di mettere la muraglia in vista della promozione in Serie D a discapito di Rimini e Teramo. Abbiamo squadra 1. Bene, siamo in dirittura d'arrivo. Ringrazio tutti i nostri opinionisti, Giacomo Alpini, Emanuele Pironi e Renzo Baldessari, ovviamente all'ospite di Rimini Calcio, Michael Traini. Grazie ancora, noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui su Rete 8 Vigia Tele Rimini, a partire dalle ore 20:45. Grazie a Daniele Emanuele.